Ragazzi, finalmente Fortnite ha deciso di aggiornare il gioco, signori. Ha deciso di aggiornare il gioco, ma praticamente non ha fatto niente, perché come andremo a vedere, questa è la patch rilasciata ufficialmente da Epic Games. La vedrete qui alla vostra sinistra, alla mia destra, non lo so. Vedrete tutte le novità che hanno fatto, che hanno aggiunto, tutti i leak, le cose, di tutto e di più. Adesso però andremo a vedere direttamente in partita che cosa è cambiato. Vi dirò, secondo me non è cambiato assolutamente niente, a parte che hanno messo la jump, ma altre grandi cose io sinceramente non le ho viste, a parte comunque la grafica, che mi sembra un po' diversa. Mi sembra diverso il modo in cui si gioca, ma andremo a scoprirlo. Ragazzi, inoltre ho appena notato che mi hanno regalato una skin, però adesso non so se la ritrovo. Questa? Sì, sì, questa qui, ragazzi. Mi hanno dato questa skin qui, che è molto, direi, stonks. Gratis, carina come skin, quindi non mi lamento. Non mi lamento, però mi lamento con l'Epic, perché non ha fatto assolutamente nulla. Cioè, se voi fate caso, il gioco è praticamente uguale, eccolo. Cioè, è Fortnite. Non... forse sì, è cambiato un po' il gioco, ma non... non così eccessivamente, direi. È più una questione di abitudine, secondo me. Cioè, noi siamo abituati... no, no, in realtà è sempre uguale. Come dice la patch che state rivedendo alla vostra sinistra, ci sarà un evento, un evento del quale io non ero a conoscenza, in realtà, che non mi ero interessato tanto a queste, queste cose, diciamo, questi aggiornamenti. Però se, se fanno un evento carino, diciamo che non ci lamentiamo assolutamente. Adesso vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa di decente qui dentro, che non sia... allora, abbiamo trovato una pistoletta, dei colpi. Ah, non so voi, ma sto notando che quando spacchi, quando spacchi le cose, va più veloce. Non, non lo so, sembra più veloce. Non so se... guardate, per esempio, se io vado addosso a quest'albero adesso, beh, raga, è più veloce. Sbaglio, è molto più veloce. Non si sa mai. Poi, allora, diciamo che questo aggiornamento era più che altro una patch, diciamo. Era una patch così per far capire che sono ancora vivi, spero. C'è un nemico qua dentro nel frattempo. Raga, raga, aiuto. Lo sapevo che stava dietro. Perché non mi sono girato? Perché non mi sono girato? Va bene, comunque avevamo la scusa di non avere un, di non avere un pompa. Ma diciamo che ci può andare bene così come prima partita. Ok, non so se da voi sta facendo del, cioè, sta tirando vento, ma almeno a casa mia sta facendo un casino. Adesso vi faccio vedere, vi faccio vedere quello lì giù, quello lì giù, non so se lo vedete, quello lì, quello, quello che si muove così, non so se lo vedete. Se riuscire a vederlo, comunque c'è un, c'è un palo che si muove, quello è di ferro. Guardate, guardate come si muove, fantastico, raga, fantastico. Tra un po' nevicherà pure, quindi non è un problema. Andiamo a Sabbie Sudate, che è una città che sinceramente non mi dispiace. Lasciate tanti like e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo, questa patch, se vi aspettate da un aggiornamento futuro magari delle novità, delle nuove città, una nuova mappa, delle cose, un ritorno al passato. Fatemi sapere le vostre teorie, che sono molto curioso su questo argomento. No, raga, ho finito i colpi, vabbè, vabbè. Ok, raga, atterriamo in una zona tranquilla questo giro, perché come avete visto prima siamo durati ben poco. Speriamo che queste patch, queste gli aggiornamenti, questi leak, queste cose facciano tornare la gente a giocare, perché veramente Fortnite è un gioco che merita. E guardate quello che cosa sta facendo, perché sta fermo quel... cioè, io gli atterro vicino. Adesso faccio finta di niente, no, piano piano mi avvicino.
Non penso sia valida come cosa quello che ha appena fatto. Regà, non ci credo. No, lo devo andare a uccidere questo. No, guardate che adesso mi uccide. Non ci credo, me ne vado.